egli verrà a giudicare le nazioni. Gloria a te, Signore. E ogni occhio vedrà, tocca Padre, il Figlio di Dio che ritornerà, e le nazioni, i popoli faranno cordoglio per lui. Ma sarà tardi, perché non hanno voluto credere. Alleluia, gloria a Dio, Signore, tocca il cuore, Signore, che diede la sua vita alla croce, Signore, per salvare l'umanità. Gloria a Dio. Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cristo è l'unica speranza per l'umanità. Popolo del Lazio, dove stai cercando la salvezza della tua anima? In chi stai confidando per la salvezza della tua anima? Solo Cristo salva i peccatori. Solo Cristo ti può perdonare, liberare dalla colpa, dalla schiavitù del peccato. Solo Gesù può salvarci dall'inferno, perché la Bibbia dice: io sono la via, la verità e la vita. Ha detto Gesù. Gesù l'ha detto. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno, amen, viene al Padre se non per mezzo di me. Aggrappatevi a Gesù. Per questo che stiamo predicando. Stiamo predicando per trasmettere il messaggio della salvezza. Ci vuole la fede. Ci vuole la fede in Cristo. La fede nel Signore. La fede in Dio. Gesù dice, il Signore Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ha detto Gesù. Gesù è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio. Gesù è l'unica salvezza. Alleluia! È l'unica verità. Gloria a Dio. Lui è venuto dal cielo. Il Verbo che si è fatto carne. Popolo del Lazio, abbandonate l'idolatria. Abbandonate le vie del peccato. Gloria a Dio. Ascolta le parole del Signore, perché le parole del Signore sono vita per l'anima. Le parole del Signore sono l'acqua della vita. Gesù vuole darti l'acqua della vita per saziare quella sete interiore, per saziare quel vuoto che c'è nel cuore. Gloria a te, Gesù, nome, Cristo, Signore, vuole darti l'acqua. Santo viva. Sei, Gesù. Credi in Cristo. Credi nel Messia. Santo, santo. Confida in Lui, perché il regno di Dio è vicino. Le profezie della Bibbia si stanno avverando. Tutte le profezie si stanno compiendo. Cercate l'Eterno. Cercate il Signore. Mentre lo si può trovare, cercate il regno di Dio. Cercate la parola di Dio. Perché il Signore Gesù all'improvviso ritornerà. Il Signore Gesù all'improvviso ritornerà. Egli verrà come un ladro nella notte, quando meno se lo aspettano. Il Figlio dell'uomo. Alleluia. Il Figlio di Dio ritornerà. Cristo vive. E lui dice nel Vangelo: quando il Figlio dell'uomo ritornerà, troverà la fede sulla terra. Gesù ritornerà, popolo del Lazio. Ogni occhio lo vedrà quando lui ritornerà dal cielo. Alleluia. Ecco perché bisogna avere la fede. Bisogna convertirci veramente al Signore. Bisogna abbandonare le vie del peccato.
bisogna abbandonare l'iniquità. Il Signore Dio dice nella sua parola: venite a me voi che siete stanchi e travagliati e io vi darò riposo. Amen. Io vi darò un cuore nuovo. Io vi darò uno spirito nuovo, dice il Signore. Il Signore del cielo, il Dio della gloria, il Re dei Re vuole darti un cuore nuovo. Vuole darti uno spirito nuovo. Lui vuole cancellare le tue iniquità. Vuole cancellare le tue iniquità. Perché, cari che ascoltate, il peccato ci allontana da Dio. Il peccato porta alla perdizione. Il peccato porta all'inferno. Non vivere nel peccato, ma pentiti del peccato. Chiedi perdono al Re dei Re, perché solo Gesù, solo Gesù può perdonare i peccati del mondo. Soltanto il Figlio di Dio può perdonare le nostre colpe. La Bibbia dice: in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. Gloria al Signore. Dice la parola di Dio. Vogliamo leggere un brano nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Guidaci Spirito Santo, alleluia. Dice la parola: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Gloria a Dio! Perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Amen. Queste parole sono le parole di Gesù, il Figlio di Dio, il Maestro, il Re dei Re, che è venuto dal cielo, che ci ha insegnato, cari che ascoltate, quali sono i veri valori di cui l'uomo ha bisogno nel cuore. Valori spirituali, come l'amore di Dio, gloria, la fede, vita, la misericordia, la purezza, la pace. Alleluia. Sono valori preziosi che l'anima di ogni essere vivente ha bisogno. Ma oggi viviamo in una società, in un mondo dove questi valori vengono calpestati. L'amore, la fede, la misericordia vengono calpestati dalla maggior parte degli uomini, perché la maggior parte di essi vivono lontano da Dio, nel peccato. Ma Gesù ti può cambiare. Alleluia, se tu credi.
Gesù ti può perdonare. Alleluia. Restaurare, rinnovare, affinché anche tu cammini nella benedizione di Dio, perché Dio vuole benedire gli esseri umani, ma quando gli uomini non hanno fede, gli uomini rinnegano il Signore e preferiscono le tenebre invece della luce, preferiscono il male invece del bene. Alleluia. Preferiscono il peccato invece della volontà del Padre. Ecco perché oggi vediamo un mondo sotto sopra, un mondo ferito, un mondo pieno di guai, un mondo pieno di problemi, perché il mondo non ha più fede. Ma se tu ti penti e ti converti, alleluia, vedrai una restaurazione nel tuo cuore. Amen.